Ciao ragazzi, sono Aze e ben ritrovati in questo nuovo video. Quest'oggi questo video sarà la terza parte di Guide a Terra like a Boss e anche una piccola spiegazione più che altro per quello che sarà il futuro di questo canale. Poiché ho deciso da un po' di tempo a questa parte di iniziare a pubblicare filmati e anche contenuti sottotitolati come avete visto anche nel passato, forse è il caso di iniziare anche a fare un pochino il voiceover, cioè aggiungere la mia voce in inglese sperando di non fare troppi strafalcioni magari nell'altra lingua, in modo tale da avere la possibilità di poter aiutare sia utenti della community italiana ma sia utenti della community internazionale, dove effettivamente le persone o parlano francese e inglese. Il mio francese non è dei migliori, però il mio inglese può essere utile e può anche spiegare determinate cose in maniera sia o meno sofisticata, ma anche in maniera semplicistica, ok? Quest'oggi, come potete vedere dalle immagini, mostrerò la zona perimetrale e anche lo spaceport, come effettivamente andarcene via da questo posto, perché è un posto un pochino lucubre, un po' sporco. Non dobbiamo dimenticare che tutte queste cose sono ovviamente collegate alla storia effettivamente di Star Citizen, cioè alla lore, ok? Non possiamo dimenticarlo. Per quale motivo? Perché ci sono estremamente riferimenti presenti all'Orville, nelle varie aree di Orville. Fatemelo sapere nei commenti se questo magari può esservi utile, se per caso vorreste avere a che fare con queste cose, comprendere effettivamente come è la storia di Orville, la cosa è nata, perché l'Orville è in questo modo e chi effettivamente l'ha fondata, se effettivamente tutto questo può esservi utile e magari siete un pochino come me, un pochino nerd inerente alla storia, beh, fatemelo sapere nei commenti. È sempre per me un piacere rispondervi e cercare di aiutarvi il più possibile. Ovviamente quando le risposte richiedono forse un video, pospongo in un certo senso la risposta al video che appunto andrò effettivamente a pubblicare. Ovviamente qui le immagini possono in un certo senso darci la possibilità di comprendere e di affermare tutto quello che ne consegue di tutte le azioni che appunto potremo effettivamente svolgere sull'Orbio, come prendere i veicoli terrestri e andare effettivamente via con navi spaziali. Ovviamente aggiungeremo il garage 1, 2 o 3 o 4 effettivamente rispetto al gate da dove ci troviamo. E a questo punto prenderemo il nostro bellissimo Greycat, faremo un piccolo giro intorno e, come già mostrato nei video precedenti, effettivamente andremo a chiamare la Orville Gate, in questo caso l'Orville Gate 1, ok? 1. In questo caso ci permetterà appunto di, in un certo senso, di poter parcheggiare come se avessimo effettivamente un garage. Ovviamente questo non è solo tutto l'Orville, c'è anche la parte dello spaceport che adesso tra poco ti mostrerò. Come possiamo anche vedere dalle immagini e tutto quello che ci circonda effettivamente dentro Star Citizen, questo posto è, come ho già detto, molto lugubre, è sporco, è pieno di olio, è quell'olio che puoi trovare nelle officine dei meccanici. E non è un problema, attenzione, essere un meccanico, però ovviamente questo luogo richiama molto, molto, ma molto tutto ciò, ok? Quindi è molto chiaro che la zona non è molto salubre e i lavori che possiamo effettivamente ottenere qui possono essere belli, ma allo stesso tempo possono essere abbastanza laboriosi, forse molto molto ma molto manuali. Niente da dire contro i lavori manuali. Ho fatto ovviamente anche qui un po' di immagini e il video un pochino visualizzato in maniera più accelerata. Per quale motivo? Perché ci sono dei momenti in cui io preferirei a volte anche tagliare il video stesso, però decido anche allo stesso tempo di lasciarvi come effettivamente potete andare da un punto a punto B, cioè effettivamente andare a prendere il nostro veicolo spaziale, che in questo caso è la nostra nave spaziale, il nostro Gladius, ma può essere qualsiasi nave. Vi verrà assegnato un hangar, in questo caso per me è stato l'hangar numero 7, e andiamo effettivamente a richiedere, come al solito, la nostra fantastica e incommensurabile alla torre di controllo la possibilità di uscire da questo luogo abbastanza strano e particolare rispetto ovviamente a quello che abbiamo visto precedentemente. Ovviamente tutto ciò andrà anche a collegarsi con un altro pianeta che è Arcorp, ma Arcorp in questo caso lo vedremo in un prossimo video. Io vi invito a lasciare un mi piace, un commento e mi raccomando, ci si vede al prossimo video. Ciao ragazzi!